Il mio amore per Gesualdo ha radici lontane e me ne sono innamorato sentendo i suoi madrigali e poi sentendo anche la sua musica, diciamo, per il Venerdì Santo, che è stupenda. E da molto tempo avevo un progetto che riguardasse la vicenda, quanto mai drammatica e difficile e complicata, della vita di Gesualdo. Non potevo naturalmente affrontare immediatamente la vicenda attraverso un film di finzione, cosa che mi sarebbe piaciuto fare, e allora ho pensato di mediare. In attesa della possibilità di fare un film tutto di finzione su Gesualdo da Venosa, ho inventato questa specie di docufilm in cui ci sono aspetti documentari, aspetti rievocativi, eccetera. E poi c'è naturalmente anche aspetti che riguardano direttamente la vita di Carlo Gesualdo. E ho costruito la cosa con la collaborazione di vari attori, amici, perché io ho letto un racconto di Hering, di uno scrittore polacco trapiantato a Napoli e poi sposato con una delle figlie di Benedetto Croce. Io sono stato a casa Croce, ho parlato di queste cose anche con la nipote, eccetera, eccetera. E quindi pensavo di partire da un racconto che è dedicato proprio a Carlo Gesualdo, un racconto che ha come centro narrativo un incontro con una russa assolutamente presa da Gesualdo, innamorata di Gesualdo in modo assolutamente tormentoso. Ho scelto due attori, a me molto cari e molto bravi, che sono Erlitzka e Milena Vukotic, che si sono prestati, nonostante le condizioni meteorologiche funeste. Faceva un freddo terribile e soprattutto mi ricordo il povero Lizzica, non poteva, aveva molto freddo e in qualche modo preparavamo dei fuochi, delle cose per riscaldarci. E ho girato alcune scene che riguardavano proprio il racconto in rapporto alla vicenda di Carlo Gesualdo. Poi, altra cosa importante è che io, prima di iniziare queste riprese, avevo voluto prendere direttamente contatto in modo un po' fantastico, diciamo, con la vicenda di Carlo Gesualdo, andando a dormire la notte, se non sbaglio, del 17 ottobre, eccetera, andando a dormire a Napoli nel Palazzo San Severo. Il Palazzo San Severo che era abitato dai principi, appunto da Carlo Gesualdo con la moglie Maria d'Avalos, e dove era avvenuto il delitto. E così chiedendo, ebbi notizie che c'era una stanza di questa locanda, la stanza numero 6, che era attigua praticamente al luogo, del delitto, così mi fu detto. E io passai lì una notte così abbastanza, come dire, non dico tempestosa, ma una notte insonne, in attesa come di presenze di altri mondi, sì, pensando a Gesualdo, sentendo la sua musica nella stanza, avevo portato la partitura e poi avevo organizzato così, portato dei CD con un riproduttore. E in quell'occasione venne con me anche un'antropologa tedesca, una giovane antropologa tedesca, che avevo incontrato alla stazione mentre prendevo il treno per Napoli e mi aveva chiesto dove vai. Dico vado a Napoli per Gesualdo e ci vengo anch'io e anche lei passò in un'altra stanza, passò una notte e così lei sentiva delle particolari presenze, ma io francamente non ho avvertito cose particolari. E comunque è stata una notte, come dire, di rapporto con Carlo Gesualdo, con la sua vicenda, con la sua storia,
con la sua musica molto intenso, molto intenso. Quindi il mio amore per la musica di Gesualdo, sia per i madrigali sia per la musica chiesastica, diciamo, sono aumentati di volta in volta e ho deciso poi di girare questo film che parte, film documentario, docufilm, che parte dalla vicenda della russa innamorata di Gesualdo, secondo il racconto dello scrittore polacco trapiantato a Napoli, e poi sono andato naturalmente io stesso, vedendo me stesso all'interno di questo ambiente che la notte si popola di fantasmi, di presenze, di morte, di delitti, eccetera. E ho seguito questa strada, così con una certa, come dire, fatica, però con il contributo, per fortuna, della Regione Campania e anche un piccolo contributo da parte della Fondazione, Carlo Gesualdo. E poi per il resto, naturalmente, mi sono impegnato come di consueto, io personalmente, per sopportarne tutte le spese. Comunque il contributo della Regione Campania è stato determinante mi ha naturalmente tolto un po' dai pasticci quando ho finito questo documentario. Poi il documentario è stato dato in varie occasioni, è stato dato anche nelle giornate gesualdiane a Milano, è stato dato al Teatro Gesualdo ad Avellino e così vorrei anzi che fosse ancora di più diffuso, se possibile.